Buonasera. Grazie. Buonasera e benvenuti in questo bellissimo sito archeologico per il secondo appuntamento di questo piccolo ma significativo festival Donne dell'Antichità all'Anfiteatro di Arezzo, inaugurato la scorsa settimana dallo spettacolo I pazzi amore male della compagnia del Rotary Club Arezzo Est. Questa sera assisterete alla prima di Aspasia, Lei guarda sempre il mare, la nuova produzione della compagnia teatrale archeosofica presieduta da Elisabetta Miacci, che è qui con noi a farci il tifo. Dopo la vigna, dopo le donne della famiglia Crooker in Fantasmi e Tavolini parlanti, dopo Giovanna d'Arco, un'altra donna straordinaria, arricchisce la già lunga storia degli spettacoli della nostra compagnia Aspasia di Mileto. Una grande donna dell'antichità, compagna e consigliera di Pericle, amica di Socrate, ma dimenticata dai più, con le sue vicende, le sue debolezze e le sue forze. Lo spettacolo è tratto da un emozionante romanzo breve che potrete trovare in vendita anche all'uscita, scritto insieme da 7 donne e amiche, che tra l'altro partecipano anche allo spettacolo in veste di attrici. Sullo spettacolo non aggiungiamo altro, ma vogliamo porgere i nostri ringraziamenti doverosi e sinceri al Polo Museale della Toscana, alla direzione del Museo Archeologico Nazionale Mecenate, a Munus, al Comune di Arezzo e a My Tuscany House di Massimo Rossi. Per chi poi vorrà conoscere ancora meglio la figura di Aspasia, domani pomeriggio alle 17.30 la dottoressa Sandra Veronesi terrà all'interno del museo, alle vostre spalle, una conferenza dal titolo Pericle e Aspasia, l'amore nell'antica Grecia. E a seguire le 7 autrici del romanzo incontreranno il pubblico prima della replica dello spettacolo previsto per le 21.30. Bene, vi invitiamo a controllare i vostri cellulari, che siano spenti o in modalità aerea, per non disturbare gli impianti di amplificazione. E con questo vi auguriamo un buon divertimento. Grazie. Crescita e dovevo andare assolutamente dal parrucchiere. Mentre ero lì sulle note di With or Without You, penso che quasi tutte le canzoni parlano d'amore, perché certamente è il fondamento di ogni cosa e senza non si può vivere. Tutti cercano l'amore nelle relazioni, nei legami, e forse inconsciamente lo cerchiamo in qualunque cosa noi si faccia. O si vuole aver modo di esprimerlo, avere la possibilità di amare. E mi domando, ma
l'amore è il fine o il mezzo? Io voglio tanto una persona perché la amo, o la amo perché la voglio. Così, fra tinte, shampoo e phon, mi sono ritrovata a chiedere alle signore intorno a me cosa ne pensano dell'amore e della donna. E le risposte purtroppo non sono molto positive, a causa di sentimenti non sani, che non hanno niente a che vedere con l'amore, oppure per la mancanza nel tempo di un legame vero e stabile che superi le problematiche della vita. C'è chi non si è mai sentita amata, chi è abbastanza disillusa e crede di aver trovato nella sua condizione di single una certa autonomia e indipendenza, e chi riversa il proprio affetto sui figli. La donna è il perno fondamentale non solo della famiglia, ma dell'intera società, ed è forte da tutti i punti di vista. E l'uomo, in un certo senso, vuole nasconderla, per questo la prevarica. Una dice che se gli uomini scoprissero che le donne in realtà hanno un potere in più degli uomini, il mondo si sconvolgerebbe. La donna ha una grande responsabilità, così come concepisce i figli nell'unione con l'uomo, credo che ad un altro livello possa concepire l'amore vero, vivo, fino a diventarne sorgente anche per gli altri. E questo sì cambierebbe la società. Avevo lavorato fino alle 5 del mattino. Mi ero letteralmente abbattuta sulla comodissima brandina che abbiamo a disposizione per riposarci quando facciamo quei massacranti turni al pronto soccorso. Ma avevo lasciato inavvertitamente il cellulare con la suoneria attiva. Ad un tratto, una scarica di dine mi fa svegliare di soprassalto. No, non ero diventata milionaria realizzando un jackpot alla slot machine. Avevo però vinto la partecipazione ad una nuova chat di gruppo, entusiasmante. Dopo una serie di imprecazioni, alla fine infastidita decisi di affrontare il diabolico dispositivo per vedere chi aveva osato disturbare il mio meritatissimo sonno. No, erano tornate alla carica come 20 anni prima, le mie amiche e compagni di studi. Con alcune non ci vedevamo da una vita, ma era bastato quel contatto per sentire nuovamente vicine. Dopo alcuni messaggi, circa un centinaio, per parlare del più del meno, alla fine l'obiettivo appare chiaro: ritrovarsi quanto prima. Nessun impegno, famiglia, marito, famiglie, amici avrebbero potuto distoglierci. E infatti, nel giro di una settimana, eravamo già al ristorante tutte quante insieme. Sembrava non fosse passato nemmeno un giorno dall'ultima volta che ci eravamo viste. La stessa sintonia, la stessa amicizia che circolava e che ci aveva rese unite e solidali in ogni situazione, in barba alle gelosie e invidie che spesso serpeggiano tra noi donne, ossia che si trattasse di consolare una del gruppo per qualcosa andato storto o di spiegare un piano d'attacco per la copiatura di un esame scritto o uno punitivo per qualche ragazzo che aveva osato mancarci di rispetto. Ovunque andavamo lasciavamo il segno. Valeria, dopo anni, ha deciso di riportare a casa, dalla casa di riposo dove si stava pian piano spegnendo, la madre che soffre di schizofrenia, e di portarla a vivere con sé. Nonostante le difficoltà iniziali organizzative, adesso è felicissima di averlo fatto. Agnese, invece, sta intraprendendo la carriera universitaria e sta calcando con le proprie forze, uno ad uno, i gradini che la porteranno a diventare sicuramente una brava professoressa. Già a 18 anni era fissata con l'oculistica. Sosteneva che un sistema così perfetto non poteva essere altro che il risultato di del progetto di un ingegnere speciale. E quanto aveva ragione. Niente e nessuno era riuscito ad abbatterla o scoraggiarla. Nemmeno le parole del primario che aveva affermato: oh,
Certo, una come te non può sostenere i ritmi che un uomo sostiene in sala operatoria. È una questione fisica. Si sbagliava. E come se si sbagliava? Lei aveva sofferito al suo fisico gracile minuto con la volontà. Ne aveva da vendere. Rachele, esuberante come sempre, aveva annunciato. Finalmente ho trovato l'anima gemella! No, oh, ma te la stavo sentito dire almeno 10 volte! No. Questa volta ne sono davvero sicura. È della Vergine, non è uno scorpione. No. Lei, più e più volte delusa dagli uomini, è ancora in grado di ripartire ad ogni nuova infatuazione con lo stesso slancio. Ad un tratto, Sonia ci chiede attenzione. Si deve assentare, si scusa, si mette riparata dietro di un separè e tira fuori da una borsa due strumenti che terminano a forma di campana e fanno un rumore inquietante. Sono due tiralatte. Ha partorito da poco e i ritmi della vita odierna la costringono a togliersi il latte per darlo poi in secondo momento al piccolo. Ma non senti male, l'abbiamo chiesto. E lei, altro che, ma che volete, per un figlio, questo ed altro. Certo, per un figlio, per un uomo, per la madre, per il lavoro. Quando una donna decide di amare, lo fa con tutta se stessa. E forse è proprio questo il segreto della sua forza. La spinta che la rende così caparbia e tenace, ma anche dolce, sensibile, accogliente, femmina insomma. Il cuore, il suo cuore è in grado di fare miracoli ed ogni donna ne compie di più o meno di simili nella sua vita. La scienza ha scoperto che il campo magnetico del cuore è circa 60 volte più potente di quello del cervello. È in funzione continuamente ed è in grado di influenzare tutto il composto umano. Fisico, emotivo, psichico e spirituale. Non solo, è in grado di influenzare anche tutto ciò che gli sta intorno, comprese le altre persone. Pensavo, questo è stupefacente. Immaginate cosa potrebbe fare un esercito di donne guidato dall'amore per un ideale che abbia come obiettivo quello di cambiare la nostra società. Se la stessa intesa che mettevamo nell'organizzare ragazzate si realizzasse per cambiare davvero questo mondo. Forse è proprio questo che siamo chiamati a fare. Donne, riflettiamo. Giorni fa in televisione trasmettevano un programma giornalistico in cui due giovani inviati italiani andavano nel deserto del Texas per fare delle riprese. Il giovanotto era vestito in jeans e camicia sportiva. La ragazza era in pantaloncini corti con una maglietta molto scollata e provocante. Stivali, cappello e trucco pesante. Ma è possibile che una donna, anche nel fare un lavoro di tipo intellettuale, la giornalista in questo caso, sia obbligata o comunque pensi sia giusto dimostrare le proprie doti fisiche piuttosto che quelle intellettive e mentali? Ma non è ridicolo? È scomodo oltretutto andare nel deserto tutte truccate e scoperte. Ma forse sono proprio le donne che per prime amano mostrarsi così. Mi è tornato alla mente uno scritto di una scrittrice famosa in cui affermava che tutte le donne, anche le più sicure in apparenza e decise, hanno un fondo, un pozzo, lo chiamava lei. È un pozzo di indecisione, di insicurezza e di dolore, causato da paure sul proprio aspetto fisico, sul valore attribuito a se stesse e sulla propria natura. E se ci riflettiamo bene, dobbiamo ammettere che è vero. Esiste questo fondo di insicurezza che riguarda una paura antica che gli uomini non conoscono e che spinge noi donne a voler piacere a tutti i costi. Io devo ammettere che sì, mi piacciono i bei vestiti, l'aspetto curato e i colori armonizzati, ma non devono essere una gabbia. E l'insicurezza di cui parla la scrittrice ci viene trasmessa dalla società.
Una società fatta di uomini, sì, ma anche di donne. Di donne che non hanno ancora compiuto alcuni passi fondamentali. Un'altra scrittrice ha detto che questo spazio di dolore deve essere considerato prezioso perché fa soffrire e così rende le donne più capaci di comprendere e partecipare al dolore degli altri, del mondo. In fondo dona una maggiore sensibilità. Ecco, questa potrebbe essere una via. Utilizzare queste debolezze come risorse, ma anche sottrarsi a questa continua autoanalisi, essere più contenti di noi stesse. Sì, vero. E così abbiamo deciso di raccontarvi una storia. La storia di una donna che guardava spesso il mare. Lei si chiama Aspasia. All'inizio dell'estate e nei campi raccolti si seccava. All'improvviso si diffuse la voce che un uomo stava male. La febbre lo divorava, il suo corpo era pieno di macchie e in poco tempo era morto. Ed ecco che dopo 2 giorni la moglie, che lo aveva curato, si ammalava allo stesso modo. Il contagio iniziò a diffondersi, un male terribile. Forse i nemici avevano avvelenato l'acqua. In 40 giorni più di 1500 soldati trovarono la morte. Anche il figlio maggiore di Pericle è contagiato, muore in pochi giorni. Pericle organizza i funerali e vi partecipa con viso fiero, composto, declama l'orazione con voce ferma. Ma il fato non ha ancora finito di infierire e si ammala il secondo genito. Pericle lo cura con l'aiuto di Aspasia, per giorni vede il suo capezzale, ma la morte lo ferisce. Implacabile, di nuovo Pericle organizza un funerale solenne. Ma durante la cerimonia funebre il suo forte cuore cede al dolore. Pericle piange il figlio, la sua stirpe estinta, la fine del nome. Ma l'invisibile nemico si è annidato anche nel suo corpo. Anche Pericle ha contratto la peste, ma non in forma violenta come era stato per i suoi figli. Da giorni e giorni combatte strenuamente, come sempre ha fatto, tanto che la malattia sembrava quasi regredita.
Aspasia lo curerà dall'acqua che egli continuamente chiede. Gli ha anche messo degli amuleti al collo. Ma da stamani le forze fisiche lo stanno abbandonando. Aspasia, la mia fine è vicina. Cosa pensi che troverò nell'aldilà? Tu sei sempre stato un uomo onesto e leale. Credo che andrai in un mondo più bello di questo. Sarai premiato dagli dèi. Forse incontrerai i grandi spiriti del passato. Ma il regno dei morti non è un luogo di tenebre e di tristezza. Freddo e pieno di ombre. Il regno dell'aldilà è terribile per chi non si è comportato degnamente. Per chi è stato triste e arido su questa terra. Così io credo, caro Felix. Tu che sei stato un uomo ardente e valoroso, che hai vissuto con coraggio, spendendo tutte le tue forze per il bene del popolo, che hai amato intensamente ed hai amato me così profondamente da affrontare anche la riprovazione della gente. Tu non puoi andare in un luogo triste e desolato. Per te ci sarà il mondo della luce. In questo momento ti devi distaccare da tutte le passioni e i desideri di questa terra. Io farò di tutto perché le mie lacrime non ti trattengano. Quando sarai in quel momento crepuscolare, non pensare più al corpo, alla terra, a tutto quello che hai lasciato. Perché solo così potrai andare in un mondo ineffabile, dove non esistono dolore, guerre e malattie. E dove finalmente potrai riposarti nei campi elisi, in questa bellissima isola dei Beati. Dove scorrono fiumi frattati odorosi, pieni di fiori coperti di rugiada. Dove non c'è neve né pioggia, ma solo venti leggeri che piacevolmente accarezzano le tue membra impalpabili. Figlio della notte e fratello del sonno, accompagnalo verso i campi elisi. Aiutalo ad attraversare questa soglia in modo sveglio e lucido. Fa che resti forte e coraggioso, come lo è sempre stato nelle dure prove della sua vita per lui. Oh, Felipe, verso questa nuova nascita. Noi ci incontreremo ancora, là di là, o magari in un'altra vita. Thank you.
se il rumore del mare si tratta quello dei pensieri di sé nel posto. C'è che dire, oggi Atene sta vivendo proprio la sua età dell'oro. Grazie soprattutto a Pericle, uomo di grande ingegno, capace di realizzare riforme importanti. Sì, Atene è proprio cambiata, il suo destino è cambiato. Un uomo sicuramente eccezionale, fuori dal comune. Ed anche incorruttibile al denaro. Fatto più unico che raro, direi questo. Ed è anche un buon conoscitore delle cose che governano il mondo. Tant'è che ha stabilito di pagare tutti i cittadini, escluso gli stranieri, che vogliono avere un incarico pubblico. Così tutti, dico tutti, anche i ceti più poveri, possono esprimere la loro opinione nelle assemblee. E perfino votano. E tutti pagano le tasse, quasi volentieri. Vorrei proprio vedere quando questo ricapiterà nella storia. Niente male anche come stratega il nostro Pericle. Con la costruzione delle lunghe mura che si estendono per oltre 20.000 piedi, la difesa della polis è assicurata. Hai visto il nuovo porto del Pireo? Progettato da Ippodamo da Mileto, che ha raddoppiato l'antico porto del Falero. E guarda, la nostra flotta commerciale e quella militare, guarda! Diciamocelo pure, Atene è proprio una gran bella città e a noi commercianti le cose non sono mai andate così benino. Sei sempre il solito venale. A Pericle sta molto a cuore anche la cultura, l'arte, il pensiero, la letteratura. Atene è diventata la capitale della cultura per tutto il mondo ellenico. Ricordiamoci che la città era stata distrutta dai persiani e Pericle ha chiamato gli architetti Callicrate e Dictino a progettare i meravigliosi monumenti che hanno abbellito la Acropoli. Ah, e il Partenone, il tempio dedicato alla nostra dea, Atene. E lo Deio, gli spettacoli musicali. E così Atene è piena di turisti che vengono, belli belli, qui nella nostra città. Direi piuttosto belle belle. Thank you.
giorno del mio matrimonio. Ero così emozionata e felice. Sì, me lo ricordo. Non vedrai, non toccherà a me. Non vedo nessun pretendente. Ma questo non significa che non c'è. Sei alla ricerca di qualcosa di speciale. E non è facile accontentare una che non si accontenta. È vero. Ma io ci credo fino in fondo a questo alto ideale. Certo, potrei pretendere di meno. Ma voglio sperare che non cederai alla tentazione di accontentarti di uno qualunque come fanno tante donne. Prendere un uomo solo per paura di restare da sola. Non è da te, no. L'hai letta la mia ultima poesia, Mentide? Sì, sì, sì. Mi è sembrato di intravedere qualcosa in camera tua. Magari quei versi ispireranno qualcuno nel tempo che verrà. Magari. Ho detto addio ai giochi. Non sono più cosa per te. E tu ancora non puoi capirlo. Aspetto un ospite favoloso, incognito. E non conosco ancora il suo nome. So soltanto che ho un mistero. E non ho idea di che regali mi porterà. Ma sono sicura che arriverà. E come fai a saperlo? Dimmelo, dimmelo. Hai fatto uno di quei sogni? Sì, proprio l'altra notte. Ma dai, racconta. No, è un segreto. Ma come un segreto? Mi hai sempre raccontato tutto. Sei mia sorella, ti sei sempre confidata con me. Dai, raccontami. Va bene, lo farò anche questa volta. Ho sognato un uomo dolce, ma allo stesso tempo anche amaro. Era splendido, ma intravedevo in lui una sorta di oscurità. Ero rimasta sveglia per secoli aspettando proprio lui. E quando mi è apparso, tutto il resto non c'era più. Ho sentito un'unione vera, perfetta, un senso di trasparenza. Non lo so, è una cosa strana, ma è una cosa che ho sentito dentro al cuore. Per tutti gli dèi, sembra che tu abbia visto Apollo in persona. Parla di dell'amore, dei figli, se ce ne sono, dei vestiti, dei genitori. Vivendo nella stessa casa, io e Mirtile abbiamo sempre modo di raccontarci ogni cosa. Passiamo tanto tempo insieme e da quando siamo in Atene ancora di più. Abbiamo tante cose in comune, più che tra due amiche. Il fatto di avere le stesse origini, gli stessi genitori e parenti, gli stessi ricordi di infanzia. Se io non ricordo qualcosa, se ne ricorda lei, e viceversa. Con l'amica, poi, ognuno torna a casa sua. Con la sorella, invece, si condividono anche gli stessi spazi. Se c'è un evento particolare, ci aiutiamo a scegliere il vestito più bello, ci prestiamo gli accessori, ci aiutiamo a pettinare i capelli e ad acconciarli nel modo migliore. Mirtile, poi, è anche una grande truccatrice. Riesce sempre a mettere a risalto la linea dei miei occhi, facendoli sembrare più grandi e luminosi, polverizzando con una tecnica tutta sua gli ombretti, con i quali mi trucca le palpebre. D'altra parte, in Atene, ci teniamo ancora di più la nostra bellezza. Ma non vorrei mica essere multata. Cara sorella, hai visto, no, che ci sono in città dei magistrati pronti a richiamare quelle donne che se ne vanno in giro in modo trascurato, senza mostrare né cura né igiene. Lei rende la mia pelle squisitamente bianca e le mie labbra, le mie guance rose con estratti di mimio, come segno di perfetta salute. Mi trucca le sopracciglia con l'antimonio, anche se l'ho assolutamente vietato di unirle, perché più che sinonimo di forte carattere mi sembra di somigliare a una scimmia. Una grande complicità ci unisce. Ci raccontiamo sempre tutto e qualche volta ci divertiamo a prendere in giro la gente e ad osservare la vita. Decidiamo insieme cosa mangiare e andiamo spesso al mercato. Ci piace prendere la frutta fresca, anche quella che viene da lontano,
E la roba che viene dai porti d'Oriente. Fra noi vi sono 4 anni di differenza. Lei veniva a prendermi quando andavo in giro per le lezioni di musica e di canto. Ci avevo provato anch'io, ma alla fine ho mollato. Perché sono stonata. Ma in fondo la musica non è la mia passione. Il nostro argomento preferito sono gli uomini. Anche adesso che ha sposato Alcibiade. Beh, è ciò che ci fa ridere di più. È così divertente andare in giro per la città a guardare gli uomini. Ce ne sono di belli, di bellissimi e di inguardabili. E come ti arrabbi quando ti dico che dovresti sposare quello o quell'altro. Quelli con il naso largo e occhi assonnati non mi vanno a genio. E nemmeno quelli con la pancia grossa, troppo bassi e con le mani piccole e mollicce. Lo sai, a sentire Zofilus, esperto nell'arte della fisionomica, c'è un vero legame tra il corpo e il carattere di una persona. Mirtile, ti diverti sempre a trovarmi un fidanzato. A volte penso che esci apposta solo per questo, almeno una volta al giorno, con una scusa o con un'altra, e insieme con le tue ancelle o con le tue amiche, con questo unico obiettivo, procurarmi un marito, o individuare qualcuno da farmi rivedere, o di cui potremmo ridere a crepapelle. Ogni volta che torno a casa le dico, che peccato che non c'eri, ti sei persa il più bello del reame, un vero atleta di crotone. Un fusto alto 2 metri, 2 occhi in color ebano, ardenti come il fuoco. Sì, ma poi, quando me lo indica, è sempre tutta un'altra cosa. Lei non capisce che per me non è importante. Potrei rimanere sola per tutta la vita. Potrei sposare i miei libri, la filosofia. Potrei soltanto insegnare. Potrei... Sono uno stratega, il primo uomo di Atene, della grande e gloriosa Atene. Ho reso questa città meravigliosa, forte ed invincibile contro i nemici, signora della terra e del mare. Abbiamo la flotta più potente del mondo. I campi producono in abbondanza. Gli artisti creano splendide opere d'arte. Ed i teatri sono pieni di gente, mentre i poeti si sfidano con decine di opere ogni anno. Io, l'uomo più potente del mondo, ed il mio cuore sussulta di fronte a questa voce d'argento, davanti alle sue parole, così profonde e così belle. I suoi capelli intrecciati coi nastri, il peplo celeste in morbide pieghe che lascia trasparire la sua snella eppure così femminile figura. Com'è bella. Alcibiade. Dimmi pure, caro cugino. Vorrei sapere chi è quella fanciulla che parlava con tua moglie. Ma come, non lo sai? È sua sorella. Oh, l'hai subito notata, eh? Ma perché non lo chiedi? Ti piace? No, nulla, no. Solo che mi ha colpito ciò che ha detto. Non avrei mai creduto che una donna potesse parlare così. Lo credo bene. È una donna intelligente e saggia, parola. Ha delle doti, delle capacità particolari.
A Mileto ha già fatto parlare di sé. È molto conosciuta per aver previsto un terremoto e la popolazione della sua città le deve la vita. Quando è stata interpellata, ha rivelato doni di provvidenza, satrano auspici. Eppure sembra così giovane e semplice. Talia, si vede che non è una donna comune. E non è diventata superba. No, in varie occasioni le sue doti sono state d'aiuto. Ha anche salvato una nave dalla tempesta, ma non si è mai inorgoglita per tutto questo, a differenza del nostro Polilao, che va tutto tronfio e tiene di sé in giro per Atene solo per aver previsto una grandinata in inverno. Ed è venuta qui con sua sorella? Ma sì, solo qualche mese fa. E le piace Atene? Ma credo di sì, ma non credo che sia venuta solo per accompagnare Mirtil. Credo che Mileto le andasse un po' stretta. Come? Era conosciuta e stimata da tutti, a quanto dici. Pure ha deciso di venire in Atene, dove deve ricominciare tutto da capo. E si espone alle critiche, senza amicizie. È una straniera, praticamente. Se vuoi, ti conviene un incontro. Godiamoci la festa, amico mio. Vediamo a noi e al lavoro, che è un momento difficile. Ho bisogno di rilassarmi un po'. Non ne posso più di spartani e della Lega piena di traditori. Potresti consultarla, potrebbe aiutarti. Buona idea, cugino mio, buona idea. Organizza l'incontro quanto prima. Bene, ora mi ritirerò, ma domani penserò a te. Sappi però una cosa, che se non sarà d'accordo, non la potrò obbligare. Di lei riconosco il silenzio e la saggezza. Mi è tornato in mente ciò che scrivevano gli antichi filosofi a proposito dell'animo femminile. Ed ora la sensazione di comprendere appieno, inspiegabilmente, le loro parole. Sono sorpresa di provare questo senso di unione proprio adesso, tra le braccia di un uomo. Dall'amore con lui so che nasceranno cose buone. Il bene, sì, il bene io desidero e ricerco, mentre fuggo e respingo tutto ciò che è male. Ora che sono davanti a Perle, io mi sento una vera donna. Non che prima non lo fossi, ma ora, insieme a lui, sento che lo sono di più, io mi sento completa. Già per una donna non è poco essere una figlia affettuosa, una sorella leale, una sposa tenera, una madre amorevole. Mi sento un po' in imbarazzo, Aspasia. Non è mia abitudine baciare una donna non appena la incontro. Non devi preoccuparti. Anche a me non è successo mai nulla di simile. Io provo una strana sensazione. Io mi sento rinascere. Vorrei fossi tu la mia sposa, il mio unico amore. Ho voluto incontrarti perché sono rimasto colpito da ciò che dicevi ieri sera, durante il banchetto nuziale. Cosa dicevo ieri sera di tanto interessante? Dicevi che non avresti rinunciato ad un grande ideale per un uomo qualunque, che aspettavi uno sposo speciale. Non ho sentito tutto,
ma ciò che ho sentito mi è bastato a capire. Era la mia teoria su Eros amore, ecco, a quello mi stavo riferendo. Vedi, Eros è una forza invincibile che può anche diventare pericolosa e portarti alla perdizione se rivolgi il tuo amore ad una persona che non lo merita, che ti porta lontano dalla tua realizzazione personale, dalla tua vera natura. Ma può anche essere una spinta a cercare di creare qualcosa insieme, se c'è corrispondenza con l'amato. Eros è un mediatore tra gli dèi e gli uomini, perché trasmette agli uni qualcosa degli altri. Eros è un dio al di sopra di tutti gli dèi, perché fa innamorare anche loro perdutamente. Eros conduce alla fonte dell'amore, che regola il caos e tiene l'universo in armonia. L'unione dell'uomo e della donna, che da soli non sono completi, li rende perfetti, è questo che intendi? Sì, è proprio così. Io vedo che mi capisci, ne sono così felice. Io credo che forse è proprio in questa unione che si può raggiungere la consapevolezza degli dèi. Possiamo capire ed entrare in contatto con la divinità. Solo chi è saggio conosce il nostro destino, la nostra missione, la nostra vera vocazione. Sull'amore si sono concretizzate, chiarite? Lui è così speciale, particolare, non te lo so spiegare, so soltanto che non voglio più vivere senza di lui. È così intelligente, sensibile, non ho bisogno di parlare, di spiegare, sai la sensazione di toccare il cielo con un dito? Non è stato un incontro normale, terreno, quello non è un uomo qualunque, almeno per me dico. Vieni, mia cara. Sei sconvolta. Cosa ti importa? Perché non ce la faccio a contenere tutte queste emozioni. In un attimo è successo tutto. Sono così stanca. Sono due notti che non dormo. Dalla sera del banchetto, quando ci siamo conosciuti.
fatto un bel sobbalzo, come se tu fossi caduta dal cielo. Sì, 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 tutto bene. Ho fatto solo un sogno bellissimo. Sei fortunata a fare tanti sogni e a ricordarteli. Ma ti vedo estasiata, meno male. È stato un sogno chiarificatore. Racconta, amata sorella. Ero al tempio di Afrodite e pregavo la dea che mi rivelasse i suoi misteri, che mi aiutasse a capire come devo vivere questo amore, sai? Avevo paura di sbagliare. Sì, eri stanca e confusa quando sei arrivata a casa. E poi cosa è successo? Nulla. Sembrava che la dea restasse indifferente quando subito ho avuto una visione. Cosa hai visto? Una grande luce, in lontananza. Una luce? Che cos'era? So quello che significa. Era il grande fuoco dell'amore. L'amore che si sperimenta con l'uomo, quello che hai vissuto con Pericle. Sì, cioè, no, non sempre come quello che si sperimenta nell'amore con un uomo. Però sì, è quello che credo di aver iniziato a percepire da quando ho incontrato Pericle. Ma cosa vuoi dire? Io non capisco. Benvenuta. Sarebbe questo il vero significato del mio nome. Ma a me non sembra proprio. Io ad Atene non mi sento affatto la benvenuta. Come potrei essere la benvenuta se nessuno è contento del mio arrivo qui? Sono una vitella, una straniera per tutti. Nessuno mi conosce e mi trattano come se fossi un'estranea, con sospetto. D'altra parte, è vero. Sono greco. Di sicuro quest'orgio non mi piace. Mi sono contenta di essere qua. Mia madre di Alcibiade cuce con una così grande dedizione. È una donna molto materna, affettuosa. Era in pregio testi di vino, Ferenica fino alla rana. E Antigone avesse un bellissimo arazzo. Tutta concentrata su quel suo Ercole magnifico. Beh, tutte zitte stamattina. Ma non è da voi? Che succede? Ho detto qualcosa che non va. È stata promessa sposa a un uomo che ha 30 anni più di lei. In più è brutto come la peste. Scorbutico, sdentato. E nemmeno tanto pulito. Ma a Mileto non sarebbe mai accaduto. È mai possibile che ai giorni nostri una donna ancora sia costretta ad accettare per ragioni economiche e familiari un destino che non ha scelto? Sai bene, Aspasia, qual è la condizione della donna qui da noi. È diversa da città a città, anche se tutti abbiamo in comune il fatto che siamo relegate sempre in secondo piano rispetto agli uomini. In ogni caso, la nostra condizione non cambierà mai. Siamo come dei bambini che non cresceranno. Non abbiamo diritti civili, non possiamo dire che non siamo d'accordo con gli uomini. Siamo soprattutto escluse dalle decisioni politiche dei nostri governanti. Non siamo, non saremo mai delle vere cittadine, non posseggiamo neanche il nostro corpo. Le mogli devono ubbidire. Nel rito nuziale vengono consegnate insieme alla dote al futuro marito, passando direttamente dalla casa del padre a quella dello sposo. E questo in base ad un accordo stipulato, a volte non appena nascono o quando sono bambine ancora molto piccole. Ma quindi
Non lo conoscono neppure il loro futuro marito. Non lo scelgono. Certo che no. No, devono fare figli, devono organizzare la vita domestica e devono essere belle, agghindate, ben vestite, pettinate, profumate e perdono tanto tempo dietro a queste faccende. Devono apparire sane e forti. La donna perfetta per me, no, Ateniese, è quella che non fa mai parlare di sé, né nel bene né nel male. Eppure quando mi sono sposata, un coro di giovani fanciulle ha cantato davanti alla camera nuziale queste parole che mi sono rimaste impresse nella mente. Sii felice, giovane sposa, sii felice, sposo. Possa la tona che alleva bambini donarti una bella progenie. E Cipride, Afrodite, la dea Cipride, la parità di un amore reciproco, e Zeus, figlio di Crono, una prosperità eterna. Che bei versi. Sì, sono di un grande poeta, tratti da un canto di nozze per Elena. Questi versi in parte per me si sono avverati, perché con mio marito ci siamo voluti bene e dopo tanti anni di matrimonio c'è ancora dell'affetto tra di noi. Il giorno delle nozze è qui accolta in casa dello sposo e come fanno quegli schiavi, divisore in testa ed in cima, figli, ratti, a simboleggiare che era stata integrata nella nuova casa, che l'antico legame con la vecchia dimora era rotto, che era stata affiliata al nuovo focolare, che non avrei lasciato mai più. Ma l'amore con le mogli lo fanno solo quando devono fare un figlio. Temo di sì. A volte i nostri uomini giacciono con altre donne e noi non dobbiamo nemmeno lamentarci di questo. All'inizio non è stato facile per me. Io amavo mio marito, mi piaceva da impazzire. Poi le donne del gineceo mi hanno insegnato ad accettare questa strana mentalità e la nostra condizione. Che senso avrebbe fare diversamente? Con il tempo ho accettato tutto per evitare che il dolore mi uccidesse. E ora al dolore del marito si aggiunge quello della separazione della mia amica Neve. L'idea dell'umiliazione che dovrà sopportare mi strazia dentro. Povera sorella mia. No, basta, questo è inaccettabile. Ma la poveretta non si innamorerà mai del suo vecchio marito, nemmeno per un istante. Sono costernata. Ma fatemi capire di più su queste Ateniesi. Che ruolo hanno nella vita degli uomini? Come sono viste? Mia cara ospite, le cose che sto per dirti non ti faranno per nulla piacere. Noi donne qui ad Atene non siamo libere. Il nostro padrone è l'uomo. Prima il padre, il nonno, o altrimenti se non c'è nell'uno o nell'altro viene nominato un tutore. Poi passiamo sotto il controllo del marito. Da giovani siamo sempre in casa e non usciamo mai da sole. Da mogli viviamo nel gineceo, la parte più profonda, più lontana dallo spazio degli uomini. E usciamo soltanto in occasione dei funerali e per le grandi feste religiose. E della vostra educazione chi se ne occupa? Nel gineceo per lo più insegniamo alle bambine a tessere, filare, cucire. Le più fortunate imparano anche a leggere e scrivere, se vi è un precettore, oppure una madre o delle serve istruite. Io ho avuto il privilegio di imparare da mia madre, che sapeva leggere ed amava la poesia, e me l'ha trasmessa. Sì, una grande donna mia madre. E se questo non bastasse, noi non mangiamo mai con i nostri mariti, tranne che a banchetti di matrimoni, dove siamo in tavoli separati. Gli uomini sono troppo presi dalla politica e dagli affari, e per questo parlano sempre tra di loro. Se ci capita l'occasione di avere un amico a pranzo, questi non porta mai sua moglie, e noi non partecipiamo mai ai banchetti. Semmai dobbiamo solo preoccuparci di organizzarlo. No, non mi piace l'idea che una donna debba vivere così. Ma come fate ad accettare un simile destino? Un modello imposto dalla società maschile. Pensate forse di non averla un'intelligenza, un'anima? Pensate di essere da meno di loro? Possibile che nessuna di voi qui senta la necessità di cambiare, di contare su se stessa e di essere libera da questa condizione? No, un modo c'è. E tu potresti avere tutte le carte in regola per vivere una vita diversa dalla nostra. Sei pur sempre una straniera. Potresti diventare un'etera. Un'etera? E come sarebbe? Sarebbe che una legge fatta da Pericle qualche anno fa vieta ai cittadini ateniesi di sposare le straniere. E in virtù di questa legge tu non sarai mai moglie di un ateniese. Tuttavia, sei una donna fuori dal comune, con un destino di sicuro speciale. Sei d'accordo, Michele? Sì, sono perfettamente d'accordo. Io mi sono sposata qualche anno fa, lontano da Atene, e perciò la mia posizione è già segnata. Ma tu puoi decidere di seguire la tua aspirazione
e di non lasciarti legare da tutte queste regole e dalle forme della società. Ma come? Come posso fare? Potresti vivere veramente come un'etera. Le etere in Atene sono le sole donne ammesse nei simposi. Possono partecipare ai discorsi degli uomini e discutere con grazia e competenza di arte, filosofia e letteratura. Sono le sole donne a poter possedere un patrimonio ed amministrarlo da sole. Ma stai attenta, Spasia. Sono le sole che possono subire un processo. Io non mi farò mai pagare da un uomo. Certo, se vorranno darmi questo appellativo, non potrò impedirlo. Io agli occhi della gente potrò anche essere un'etera, ma la mia vita mi appartiene e la difenderò ad ogni costo. Sono e sarò libera e farò quello che sento e che voglio. Sei una donna coraggiosa. Ti insegno, io voglio essere come te. Per cominciare ti insegnerò a leggere e scrivere, se vuoi. Però Artemide lo voglio anche io. Sì, anch'io. Sì, anche noi, aspetta. La gloriosa polis di Atene e per preservare la democrazia voluta dal nostro grande stratega Pericle ho delle cose importanti da dirti. Mi rincresce immensamente comunicarti che ospiti in casa dei sovversivi, sì, qualcuno che minaccia la tua stessa vita oltre a tutto il resto. Davvero non capisco, Antilia. Sei sicura di star bene? Sembri febbricitante. Stai forse delirando così agitata come sei? Potresti essere un po' più esplicita. Voglio dire, Arcibiade, che Aspasia sta organizzando ed ha convinto tua moglie e le altre amiche a preparare delle pozioni. Vuole usare la sua arte magica per nuocere a te e a tutti gli uomini più illustri della città. Cosa stai dicendo? Non mi credi? Non mi prendi sul serio, Arcibiade? Se non mi darai credito, ne pagherai le conseguenze. Vedrai ben presto di cosa quelle sono capaci. Conosco Aspasia, la sorella di mia moglie. Conosco Mirtile e tutte le altre. Non farti ingannare anche tu. Dietro i loro modi garbati e gentili, non hai idea di cosa si nasconda. Bene, Antilia, se mi dirai dove e quando si troveranno, però personalmente a controllare cosa fanno. Stai tranquilla, sono perplesso, ma ti ascolterò. Come on!
stavo aspettando. Ah, fortuna che cucciolisca a noi così di buon'ora. Questa mattina mi sono svegliato molto presto, con questo pensiero. Lo volevo dire. Sono venuto infatti ad avvisarci, credimi Spasia, che a volte bisogna stare attenti e guardarsi da intorno, perché i nemici sono in casa ed io che sono in politica, questa cosa la so molto bene. A volte i nemici si annidano proprio all'interno della propria casa. Non si dice vero che si allevano delle serpi in seno? Hai fatto bene a ricordarmi la civiltà di te. Sono molto grata della tua visita e delle tue parole. Mi permettono di fare una riflessione a voce alta. Sono nella natura dell'uomo e della donna l'invidia e il tradimento. Non mi fanno paura. Credo sia necessario affrontarli e superarli. E soprattutto, saper perdonare. Hai un'altra possibilità. Perché bisogna lottare per diventare migliori, per cambiare. Bisogna passare attraverso prove e tentazioni. Senza assecondare certe tendenze che non piacciono a nessuno. Si sbaglia, ma ci si rialza. Si cerca la verità, si fa del proprio meglio. Si possono fare delle grandi cose. Con la volontà. Giornata per trovarti qui. Unisciti a noi. Buongiorno a voi. Credo di aver interrotto una conversazione importante. Sembravate molto presi dalla discussione. Nessun disturbo. Anzi, è un piacere per noi. È un onore per tutti gli ateniesi che tu partecipi alle nostre conversazioni. In questa discussione così complessa, la tua opinione sarà per noi molto importante. Anzi, arrivi proprio nel momento giusto per dirci cosa pensi di questo argomento. Che riguarda proprio voi donne. In che senso? Di cosa state discutendo? Stavamo parlando delle supplici di Eschilo. È un bellissimo testo tragico. Dicevamo che le supplici di Eschilo sono donne d'eccezione, eroine, determinate a fuggire il matrimonio. Rifiutano questa convenzione ed anche l'Eros. Afrodite le richiama alla forza della natura, alla forza che muove il mondo, ma loro da supplici diventano vittime e implorano Zeus che le liberi dal gioco di amore e di Eros. Sono donne che hanno pose maschili, sposano i loro mariti e dopo la prima notte di nozze
li uccidono. Tutte tranne una, perché lei si innamorò del marito, cedendo la legge di Afrodite. Io non condivido. Io non sono come loro, come l'eroina di questa tragedia. Perché gli uomini e le donne sono diversi. Le pose virili non ci appartengono, non sono naturali per me. Se sviluppano ed esprimono la loro vera essenza, le donne possono costruire un mondo in cui, raggiunta la pace, l'amore sia al centro del vivere sociale. Che bisogno c'è di fare sempre la guerra? Ma che ne sa una donna della guerra, della politica e del vivere sociale? Lei che per secoli è stata comoda tra le sue quattro mura. Che ne sarebbe Atene nelle vostre mani? Forse la tua anima non è abbastanza evoluta per capire come stanno veramente le cose. Oppure non hai conosciuto le donne giuste. Noi non dovremmo spingere gli uomini alla distruzione. Noi che abbiamo la forza per trasformare il potere degli uomini da distruttivo in creativo. È la prima volta che sento una donna parlare delle altre e della loro condizione senza rabbia e livore. Le donne eccellono nel saper fondare, mantenere e riallacciare rapporti sociali. Esse hanno una visione positiva della vita e credono nella possibilità e nella necessità di andare d'accordo per superare insieme gli ostacoli e restare vicini. Trovo che una vera donna aiuti un uomo a comprendersi e a realizzare il proprio destino. Ecco, so che il maestro sarebbe interessante conoscere anche la sua opinione sulle donne. Com'è andata la giornata? Sono andato a trovare l'etera Teodota, della quale tutti in Atene elogiano la bellezza, perché volevo apprezzarla con i miei occhi. Ritengo infatti sia necessario farsi un'idea personale e non parlare per sentito dire. Arrivo a casa sua e la trovo che posa nuda per un pittore. Ne ho approfittato per chiederle come si mantenesse e lei mi ha risposto che i suoi averi consistono in tutto ciò che le viene dato a chiunque voglia diventare suo amico. Era assai curiosa di sapere come mantenere le vecchie amicizie e farsene di nuove. Sì, e tu cosa le hai risposto? Le ho spiegato che la sua prima rete per pescare nuovi amici è il suo bel corpo, ma la seconda è la sua anima. Dite il suo corpo e la sua anima? Cosa intendete? Ho cercato di farle capire che deve sforzarsi di intuire come comprendere gli altri per potersi così avvicinare, ma che non deve accogliere tutti perché le persone che la disprezzano vanno subito allontanate, mentre gli uomini che le amano vanno rispettati e curati. Quindi hai parlato di come fare a prendersi cura degli amici? Sembra un argomento di grande importanza, sul quale vale veramente la pena di riflettere. Tutti infatti pensano che gli amici siano importanti, ma nessuno pensa di averne cura. Eh già, infatti di solito noi ci preoccupiamo più di perdere uno schiavo per i servizi che ci fa che di perdere un amico. Le ho detto che secondo me lei non deve solo cercare amici, ma anche amici, perché sa amare non solo con il corpo, ma anche con il suo cuore. L'amicizia è importante, l'amico è sostegno e protezione nella vita. Un amico ama ad ogni evento ed è come un fratello nelle avversità. E poi due stanno meglio di uno, perché si sostengono a vicenda e se vengono a cadere l'uno rialza l'altro. Per essere amici è importante sapere chi abbiamo di fronte e così rispettare la sua indole. Un amico non si conquista con la forza, no, ma sostenendolo, aiutandolo col cuore e con l'anima, stando però molto attenti al momento in cui agire, perché a volte succede che si dà troppo il rischio di opprimere l'amico, pensando di fare del bene, mentre in realtà lo si può privare della sua libertà. Caro Socrate,
tu riesci sempre a capire le persone e a trarre da tutti qualcosa di buono. Ma continuando a parlare dell'amicizia, io credo che essa sia una virtù fondata sulla libertà. Un amico è un'anima sola che abita in due corpi. Hai ragione, Aspasia. L'amico va lasciato libero e non si può legare a noi con la forza, con l'inganno, come fosse un servo o contro la sua volontà. La prima caratteristica dell'amicizia è proprio la libertà. Ma è vero che esistono incantesimi, stratagemmi per tenere legati a sé qualcuno? Sì, esistono, ma non credo che questo riguardi l'amicizia. Pensate ad Ulisse, le sirene lo incantavano, elogiando il suo valore e alimentando la sua brama di gloria, ma lui, conoscendo questa sua debolezza, si fece legare all'albero maestro e così resistette al loro canto. Credo che gli amici non vadano lusingati e non vada alimentata la loro vana gloria. Un vero amico è colui con il quale si condivide lo stesso progetto e gli stessi ideali. Se lavorerai sul tuo carattere, lasciando da parte capricci e desideri, potrai smussare tutte le tue asperità e creare una vera unione con gli altri. La cosa più importante, infatti, non è esprimere se stessi, ma raggiungere l'obiettivo insieme. L'essere umano deve superare il proprio egoismo e cercare di andare d'accordo con gli altri, anche se questo non è sempre facile. Poi se vuoi conquistare un amico buono, devi tu per primo essere buono. Chi è malvagio e cattivo non può avere amici, perché sarà presto sleale e disonesto. E puoi riconoscere un uomo se è stato un buon amico degli altri. Allora lo sarà anche con te, perché saprà essere leale e fedele. E caro Socrate, se fosse così, sarebbe più facile governare, anche per uno stratega come me. Grande sala dove si riunisce con le sue amiche e agli amici. Le sta aspettando. È contenta di questa, diciamo così, scuola. È felice di essere riuscita a realizzarla. Aveva avuto l'idea nel gineceo, parlando con le altre, quando avevano detto che volevano imparare a leggere e a scrivere. C'era già stata a Lesbo la scuola di Saffo, la grande poetessa, dove le ragazze ricevevano in quella che veniva chiamata la dimora delle discepole delle muse, un'istruzione che riguardava il canto, la danza e la musica. Era una scuola riservata alle donne di famiglia agiata. Ora ecco la sua scuola, la scuola di Aspasia in Atene. Una scuola che sarà in futuro piena di poetesse. Forse dei loro versi ne resteranno pochi, un po' perché qualche uomo si prenderà la paternità dei più belli e un po' perché, essendo scritti da donne, nessuno darà loro importanza. Saranno comunque dei versi bellissimi. Arrivo qui nella mia scuola che riempie di gioia e onora noi tutte. Aspasia, hai scelto il posto più bello in Atene come sede della tua scuola. Da qui si vede il cielo e il mare, l'acropoli e il tempio di Atena, la dea della sapienza. Questo luogo mi ricorda la mia scuola. È proprio una bellissima giornata. Bene, allora, che cosa avete intenzione di fare oggi? Non so, cosa fate, non so io. Da quando abbiamo imparato a leggere tutto benissimo, a turno leggiamo i poemi di Esiodo e di Omero. E poi facciamo dei commenti. Abbiamo appena letto il dialogo tra Ettore e Andromaca.
aeroporto di Sci. Ci ha molto colpito il fatto che a te, pur sapendo che andrà a morire nel duello con Achille, non si sottrae al suo destino. E gli dice che prima di essere un marito, prima di essere padre, è il figlio del re Priamo, il primo dei guerrieri troiani, il capo di un popolo che deve difendere. Sono molto belle le parole in cui Andromaca chiede a Ettore di non andare a combattere, però lasciare il figlio orfano, e lei, vedova e schiava e prigioniera di un greco, come era il destino per le mogli dei vinti. Ma non ho capito, ma perché Andromaca, anzi Ettore, perché Ettore rimanda a casa Andromaca? Raffuso e telaio, a queste le cucine. Fuso e telaio hanno un significato molto profondo. I versi contengono dei simboli e tutti insieme formano delle allegorie. E in questo caso, filare, tessere una tela, ha a che fare con l'aspetto creatore della donna, ha a che fare con chi crea l'universo, e non mi sembra davvero una cosa da poco, no? Perché Ettore antepone la gloria e l'esercizio del suo coraggio a una bellezza di una vita insieme. Com'è diverso il modo di vedere la vita in loro due? Vedo tanto di sì. Il modo di vedere il mondo, uomo e donna, è differente. Perché si sono diversi fisicamente e mentalmente. Alcune occupazioni sono più femminili, altre sono più maschili. Ma ce ne sono alcune che sono adatte ad entrambi. Sono comuni l'essere coraggiosi, giusti ed equilibrati. Poi tutte e due devono avere cura sia della loro anima che del loro corpo. Ma cosa significa praticamente? Significa prenderci cura del nostro corpo, della nostra salute, del cibo, delle bevande. Quante di noi, una volta sposate, dedicandosi completamente al marito e ai figli, non pensano più a se stesse. Occuparci della nostra bellezza, fare ginnastica, credo che sia per noi un dovere fondamentale. A noi, la natura, ha dato il compito di portare i figli in grembo, di allattare, di partorire. A noi ha richiesto una grande forza, una grande pazienza. Noi per natura dobbiamo prenderci cura degli altri, crescere i piccoli. E i piccoli non sono solo i nostri figli. Piccolo è chiunque deve crescere e noi siamo lì. Occuparci della nostra anima significa migliorarci, allontanare i cattivi sentimenti, coltivare la virtù, esercitare la benevolenza nel proprio cuore, la magnanimità. Sì, e poi per quanto riguarda gli uomini, anche loro devono fare lo stesso. Gli uomini devono essere forti, perché vanno alla guerra, combattono per il loro popolo. E per loro avere una cura del loro corpo, una perfetta padronanza del loro corpo, è utile per gestire ogni situazione, anche la più difficile. E del resto anche noi donne dobbiamo fare lo stesso. Ecco, l'uomo all'interno della famiglia deve essere una guida, un esempio, un modello di comportamento per vivere nel mondo. La mia bimba sta male, scusa, ho fatto una pausa. Quindi, non perdi. Che sta così? Ormai 2 giorni e l'ho cagnata seguendo tutte le indicazioni che mi hanno dato mia madre e le donne del vicinato. Ma la pelle non passa. Aiuto, mi sbaglio. Come l'hai chiamata? Irene, se non sbaglio. Sì, si chiama Irene. Tutta la notte ha scosso il suo corpo come se la presenza di pasta si fosse impossessata di lei. Irene. Irene, non devi preoccuparti, Elena, non si tratta di una possessione, io credo sia soltanto effetto di una febbre altissima. Ecco, tutte insieme, con me, adesso preghiamo il Dio Asclepio. Thank you.
Vedi, sta già meglio. E vedrai che presto guarirà completamente la tua piccola Irene. Grazie, Spagna. Più presto, ringrazio. Segui con attenzione questa creatura. È sensibile, è preziosa. Devi seguirla nella sua crescita, nutrendola nel corpo e nell'anima. Fai in modo che impari a leggere, a scrivere, che studi, che abbia amici, che possa collaborare con gli altri, che possa conoscere la danza, la musica, le arti liberali, che sia una donna libera. Vedi, queste sue facoltà esercitate potranno portare grandissima gioia a lei e agli altri. E sarà questa la mia ricompensa più grande. Parlano di te, non sanno neanche cosa dico, non hanno la più pallida idea del tuo valore. Essi ti accusano di impietà, Aspasio, e l'enocino, così presto dovrei risponderne in tribunale. Stai scherzando, Socrate? Cosa stai cercando di insegnarmi? No, non sto scherzando, mia cara, è il Mirko, il commediografo, è lui che ti ha accusato. Preparati al processo perché l'accusa è grave. Rischi l'esilio o la vita stessa, ma stai salda. Accusando te, vogliono colpire Pericle. Ci hanno già provato, attaccando Fidia e Anassagora, che erano suoi amici. Non osando accusare lui per paura, i vigliacchi hanno costretto loro all'esilio, ma non sono riusciti ad allontanare lui. Così adesso ci riprovano, scagliandosi contro di te. Hanno escogitato proprio una bella scusa per distruggerlo e destituirlo. No, voglio affrontare con forza questa circostanza e combattere con vigore. Per me stessa, per Perico, per nostro figlio, per le allieve della nostra scuola. E per la libertà della polis. Sono due tipi di accuse diverse. Dire che sei un'empia significa che non credi negli dèi e non fai la loro volontà. Così si attacca la tua libertà di pensiero. Mentre l'accusa di lenocinio significa che travisano l'insegnamento alle allieve della tua scuola, come se tu ne volessi fare delle cortigiane anziché delle libere studiose. Tu esci fuori da tutti gli schemi e per questo sei facilmente attaccabile. D'altra parte sapevi che è così che il mondo tratta coloro che hanno un'idea più elevata delle cose, coloro che lavorano disinteressatamente per gli altri, volendo educare alla libertà. Proprio come fai tu, mia amata amica, che insegna ai tuoi discepoli a non accettare le regole imposte da chi comanda in maniera critica, che distruggi nel loro cuore la cieca fiducia e il vuoto rispetto per le tradizioni imposte da altri, sempre per risvegliare in loro l'amore per la ricerca della verità. Si parla tanto di libertà in Atene, ma in realtà questo è un covo di accusatori. Qualsiasi poetastro e autore comico può sbeffeggiare e colpire la gente. Soprattutto chi dà fastidio. Su di te si domandano quale arte,
quale potere tu abbia per dominare gli uomini politici più eminenti di questo tempo e così offrire ai filosofi materia per serie e ampie discussioni a tuo riguardo. Tutto ciò è normale per questo mondo, come tu ben sai. Prepariamoci alla lotta. Ora devo andare. Tutti sapete, sono qui in veste di capo di questa città e di compagno di colei che Erlippo ha osato denunciare. L'autore di un grande numero di commedie che fanno onore a tutti i greci del mondo intero. Lo scrittore di molte biografie. Lui, il maestro nell'inventare aneddoti, falsificazioni e dettagliati particolari scandalistici. Che cosa fa? Accusa Aspasia. Voi accusatori siete così abili nell'affascinare con il vostro modo di parlare elegante che fate sembrare vero tutto ciò che dite. Ma delle vostre parole non c'è nemmeno l'ombra della verità. Tutte bugie le vostre. Le vostre sono nient'altro che sconce e allusioni, offese. Alunni. Certo Aspasia non è qui. Non è permesso infatti ad una donna di essere presente in tribunale, neppure quando è proprio lei che viene accusata. Questa legge non fa onore alla mia città, si dovrà cambiare. Le nostre donne non hanno nulla da meno di noi uomini. Ma è un bene per voi che lei non ci sia. Non l'avete accusata dall'altro di essere un'esperta manipolatrice? Una scaltra ed abile profittatrice anche per l'uso della parola? Lei, che invece parla sempre secondo verità, semplicità e giustizia. Eppure, sin dal suo arrivo in Atene, ha avuto numerosi accusatori. Prima perché straniera, poi perché compagna di Pericle, e ancora come fondatrice di una scuola. E adesso se non bastasse già tutto questo, l'accusate anche di impietà e genocidio. Ecco la forma che prende l'invidia, la gelosia e la brama di potere, così ben radicate e diffuse in Atene. Accusate Aspasia,
non ha fatto altro che dedicare la sua vita agli studi. Amica fidata di tante donne, compagna fedele, madre perfetta, donna modello ed insegnante esemplare. Aspasia non ha tradito i nostri miti e i nostri antichi racconti con la filosofia e la razionalità importata da Mileto. Le cose non stanno. Lei ha soltanto cercato di comprendere le verità nascoste dentro ai miti, per rivelarle agli altri e permettere loro un'esistenza più libera, più consapevole e meno dolorosa. Cratino! Cratino, la mia donna non è una giunone libertina come tu la chiami nelle tue satire. Lei è ogni bellezza, lei è ogni virtù, grazia, tenerezza, pazienza, forza, coraggio, umiltà, devozione. Ed io, Pericle, il suo compagno, conquistato completamente da lei. Io, prima e dopo il suo arrivo, ho servito Atene in tutti i modi. Ho cercato di fare sì che la giustizia fosse uguale per tutti, ricchi e poveri. Atene è una città fondata sulla libertà, in cui ognuno è libero di vivere come gli piace, ma è anche sempre pronto a fronteggiare qualsiasi pericolo. Ad ogni cittadino viene insegnato il rispetto delle leggi e di chi subisce un'ingiustizia, ma è anche fondamentale basarsi sul buon senso e su ciò che è giusto. La felicità è il frutto della libertà. Atene è la scuola dell'Ellade ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e non caccia mai uno straniero. Qui in Atene noi facciamo così. Ed ora, decidetevi! Per non addormentarsi. Crea dell'intelligenza tattica,
dea del pensiero, dea della ragione che porta all'azione, o vergine dalla lancia fremente. Dea dagli occhi azzurri di civetta, dagli occhi grandi e splendenti, il tuo arrivo sulla terra ha sconvolto il mondo. Neve d'oro vi cadde a simboleggiare purezza e ricchezza, pioggia che feconda e sole che illumina. Tu, grande dea che tieni in mano lo scudo, lo specchio della verità con l'immagine della Gorgone, che pietrifica i nemici, vincendoli e riflettendo contro di essi la loro stessa immagine, madre di ogni scienza. Quando un uomo e una donna vengono consacrati ad una divinità, sono insieme per sempre, anche se voi troppo a lungo non ne avete memoria. Sono stata consacrata a te, mia grande Atena Parthenos. Sì, certamente. Tu non ricordi, non puoi ricordare. Quando tua madre era incinta di te, una notte d'estate, poco prima di partorirti, feci un sogno, come accade a molte donne. Fu un sogno speciale, come succede ad alcune in particolare. E fu facile per lei comprendere che appartenevi a me, per i numerosi simboli che erano presenti nel sogno. C'erano molte colombe e torture che volteggiavano in aria intorno ad uno scrigno prezioso ricolmo d'oro e di gemme iridescenti. Una pioggia di luce le cadeva sul grembo e lei subito comprese. Per questo, appena sei nata, in silenzio e senza essere vista da nessuno, ti ha condotto al tempio, al cospetto del mio simulacro, nel punto più segreto ed inaccessibile della sacra dimora. E lì, elevandoti al cielo, ti ha consacrato a me e fosti subito eletta sacerdotessa di Atena. Ma io non ne sapevo nulla. È così che devi essere. Io vengo a te in questo splendido mattino, divina madre, per guardarti negli occhi, al tuo cospetto, per contemplarti, per chiederti di donarmi ciò che puoi, non per un mio vantaggio, ma per una mia crescita. Non voglio un potere per dominare, chiedo una grazia per amare. Guardandoti, desidero ardentemente essere come te, per amare, solo per amare. Parli bene, Aspasia. La tua intenzione pura ti ha permesso di arrivare fin qua. Ci sono lunghi viaggi che l'anima umana può compiere solo se il cuore è semplice ed assetato di verità. Ho visto bene che hai cercato di vincere in te ogni pigrizia ed ogni inerzia. Hai lottato contro la gelosia e l'invidia e sei stata leale ed amorevole verso gli altri. Vedo bene le tue intenzioni. Per questo mi è facile concedere ciò che per me è spontaneo donare. Quello che sgorga perenne dalle mie sorgenti. Io sono l'amore e l'unità, la ragione e l'intuizione, il silenzio e la parola. Io sono il potere di creare. La donna è come un fuoco che illumina e riscalda. È madre di figli, di genere li tiene in grembo per 9 mesi.
ma è anche madre di idee, di progetti, di azioni. È un essere estremamente fecondo. Capisco bene che sulla terra non esiste pace e accordo. Tutti litigano, i piccoli con i grandi, le madri con i figli, gli amici tra di loro. La dea della discordia fa da padrona. E quanta zizzania ovunque io guardi è seminata nei vostri cuori. Ma stasera, qui intorno, cosa vedi? Vedo che non c'è se non accordo e pace, luce e musica, dolcezza e forza. Come se maschio e femmina fossero uniti e saldi, come se la loro potenza si sommasse, come se non regnasse altro che l'eternità e l'armonia. Sì, è proprio così, come tu dici. Non ci sono conflitti, non ci sono contrasti. Ogni cosa è metà, metà di una metà, e cerca l'altro, il suo complementare con il quale diventare uno e realizzare la pienezza. Che grande e profonda verità. Già, un incredibile e mirabile mistero. Complesso e difficile da comprendere, ma esiste una sapienza antica che lo spiega molto bene. Una scienza profonda e nascosta. Ma come si fa a conoscerla? Come sarà possibile farla conoscere? Aspasia, tu sai già abbastanza. Tu hai fatto abbastanza. Ci vorrà del tempo. Ci vorrà la conoscenza, la pratica. E poi verrà. Verrà tutto. E verranno tante donne che vorranno sapere e troveranno le risposte giuste. Così prepareranno. Prepareranno? Sì, saranno mogli, madri, lavoratrici e faranno tanto altro, si daranno molto da fare e impareranno ad amare veramente tutti, i loro mariti, i loro figli, l'umanità, il principio di ogni cosa. E poi verranno anche tanti uomini che vorranno fare lo stesso e seguiranno un ideale d'amore nobilissimo e così, insieme alle loro spose e sorelle, combatteranno e vinceranno. E doneranno tutto ciò che hanno. Però sento che ci sono delle difficoltà. Non è tutto rose e fiori. Sento che ci sono degli ostacoli a portare avanti il mio progetto, la mia scuola. Io non so se questa idea porterà frutto per le donne, per la polis di Atene, per la civiltà. Non devi aver paura, Spasia. Ciò che fai è ben fatto. Ed è lo scopo per cui sei nato. Tu sei di esempio per tutte le donne e tutte loro potranno diventare come te. Le aiuterai a far nascere e sviluppare questa scintilla d'amore che custodisci. E questo porterà dei frutti anche agli uomini che hanno bisogno di questo aspetto d'amore per completarsi. E così l'umanità sarà perfetta. Non ci saranno più odio, violenze, guerre, povertà. Se tu ci credi, potrai realizzare tutto questo con l'uomo che ti è stato messo al fianco. Ciò che mi dici mi incoraggia tanto. Grazie al tuo supporto sono di nuovo salda e sicura. Ti prometto, a costo della mia stessa vita, farò di tutto per portare avanti il mio scopo. Quello che io ho fatto con te, tu dovrai farlo con tutte le donne. Dovrai istruirle ed incoraggiarle affinché conoscano la loro missione e possano scegliere la propria strada. Forse ci vorranno centinaia di anni. Non tutto si ottiene subito. Ci vorranno dei secoli, ma l'impresa che ti accingi a fare sarà ricordata ovunque. E il tuo nome non sarà mai dimenticato. In futuro tutte le donne guarderanno a te come la loro musa ispiratrice. Ma dove si sta? Qui
cercavo. Che è successo? Come sei cambiato? Una luce ti avvolge come una dea. Mi sento onorato della tua presenza, Aspasia, e del tuo amore. Non potrei mai vivere senza di te, e non potrei mai smettere di amarti. È la stessa sensazione che ho avuto molto tempo fa. Ricordi quel mio sogno? Sì, ricordo. Me lo raccontasti commosso quando ci siamo conosciuti. Atena aveva consacrato la nostra unione, e dopo quel sogno avevi deciso che saremmo rimasti sempre insieme, anche oltre questa vita terrena. E così è stato, e così sempre sarà, perché noi siamo destinati a incontrarci ancora. E ci riconosceremo, e solo le cose più importanti di questa vita potranno riafferarsi, come il nostro amore. Per la sapienza antica.